Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Tana di Mistrix, questo gameplay è dedicato agli amministratori di YouTube del canale di Games Creed, Jill e Shinigami. Adesso affronteremo il primo boss di questa serie di Clock Tower 3, Sledgehammer. Allora, come primo boss in teoria sarebbe una cazzata, però capire i comandi di come sparare è un casino, quindi divertiamoci con Chiara che fa cazzate. Allora, io vi dico subito, qua viene spiegato come combattere contro i boss, tieni premuto, lancia, gli attacchi speciali che servono più che altro per le frecce che useremo in seguito, quelle speciali, quelle che bloccano, quelli repellenti e tanto altro. Comunque, se volete leggerlo con calma, stoppate un attimo il video, così state con calma a leggere, perché io ho fatto delle pause per farvelo leggere, però in teoria sto allungando i video per voi. Comunque, allora, ci ho messo all'inizio imbranata proprio ai livelli massimi, sembro una mongola a colpire i boss, però stranamente ho fatto un punto che non so se sono forse una dei pochi ad aver fatto un punto maggiore a fine gioco, perché a fine gioco c'è pure il punto. Comunque, non ha senso usare la freccia repellente per il primo boss, ve lo dico spassionatamente. Se volete giocarlo, vi consiglio di tenere tutte le frecce per l'ultimo boss, che quello è tremendamente bastardo. Ok, ragazzi? Ora vi dico che se volete giocare a questa parte, saltate pure sto filmato, perché per me rivederlo, vederlo tutte le volte è sempre uguale, bene o male. Ve lo dico con il cuore, perché dopo un po' diventa noioso sta parte. All'inizio fai: oh, che bello, è apparso un arco, mamma mia, ora ci divertiamo, facciamo il culo a questo qui che ci ha inseguito per tutta la prima parte. Allora, il nostro obiettivo è quello di puntare. Il problema è che se puntiamo il personaggio rimane immobile, quindi bisogna stare attenti. Ogni boss ha una tot di condanne, un tot vittime. Questo qua ha ucciso 26 persone. E la sua condanna è di 486 anni. Ok, quindi in base la condanna in base alla sua vita. Ecco, iniziamo la sentenza. Allora, cerchiamo di correre, non farci colpire. In teoria noi dobbiamo puntare e dobbiamo far in modo che la freccia diventi tutta elettrica, così in modo che noi riusciamo a bloccarlo. E all'inizio è difficile, ragazzi, ma tempo di abituarci, perché qua è difficile. Oh, ti viene il panico, fai: oh mio Dio. Ok, concentrazione, ragazzi. Ok, mi ha colpito. Però, avendo usato la freccia più potente, possiamo tranquillamente bloccarlo e far proprio distruzione di massa. Continuiamo finché non ci sono, diciamo, chiamiamole così, 4-5 di attacchi potenti che lo bloccano. Dai, piano ragazzi, e non vi preoccupate che questo. Ok, dai, state tranquilli, prima o poi ci riusciremo. Ok, e ora l'attacco potente. Zan zan. Distruzione di massa. Questi sono uno di quei video che dice: sì, ti ho distrutto, bastardo. Giuro, ragazzi, che io i boss li ho amati in modo per dire: oddio, io vi voglio fare il culo. Però so che voi mi farete il culo. Oh mio Dio. Però è una soddisfazione immensa ucciderli. Ok, abbiamo ucciso il bastardo, che proprio Sledgehammer di ciao ciao con la manina. Sì, bello lui. Abbiamo fatto fuori il primo stronzo. Scusate la volgarità, ma mi hanno traumatizzato questi boss. Ok, questo qua se ne parte a ramengo. Sì, infatti quando. Ah, ogni volta che uccidiamo un boss, questo boss ci darà un oggetto molto particolare, che ci aumenterà un riempimento in più della boccetta, la foglia dell'amore.
Ogni foglia aveva un tot nome. Infatti, avete visto, abbiamo quattro di come si può dire, utilizzo dell'acqua sacra. E ok, entriamo. Adesso dobbiamo andare dalla nostra amica May per dargli l'orologio. Adesso potete stare tranquilli. Andiamo avanti tranquillamente. È un gameplay, è un, no, è un gioco che bene o male come gameplay è molto guidato. Infatti è molto, 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 e ripeto, molto più facile Clock Tower a differenza di Outing Ground. Quello Outing Ground è proprio il... Se voi vi lamentate del survival horror, che ma anche il Resident Evil, giocatevi a questi e vi assicuro che non ve ne pentirete, se amate il vero survivor. E, ok, qua dandogli l'orologio del... padre, no, cioè dandogli l'orologio che May ha dato al padre, gli dirà: guarda, tuo padre è morto, c'è stata un'esplosione, una bomba. E il fantasma realizza subito che suo padre non lo rivedrà più. Lei dice: guarda, io so come ti senti, non ho nemmeno conosciuto mio padre, l'ho perso subito dopo la mia nascita. Mamma, mio nonno, proprio come, se, come tu ami tuo padre. E gli dice: tieni questo orologio come ricordo di tuo padre e continua a studiare pianoforte, più che mai. Sai che questo lo farebbe felice? E la bambina, con l'incoraggiamento della nostra protagonista... Adesso vedete cosa succede con questa musica che a me mi è piaciuta tanto. E io vi dico, May, vi dico che ho pianto tantissimo. May, papà! Papà! Grazie, May. La tua meravigliosa musica mi ha restituito a te. Finalmente possiamo tornare insieme. Finalmente abbiamo fatto un'opera di bene. Siamo riusciti a ricongiungere questi due spiriti che si sono persi nel tempo. Arrivederci, May! Arrivederci, signor Norton! Arrivederci! Bye bye! Ok, ragazzi, questo è il primo, diciamo, stage finito. Prossimamente ci sarà più o meno la città fantasma. Che culo, eh! Quindi vi dico che la mia soluzione è la prima. In assoluto corretta, corretta, proprio una dei pochi che sono riuscita a farla in modo corretto. Siamo ritornati nella stanza della madre e adesso sta per finire la parte. Spero che vi sia piaciuta. Do un saluto a Gilda Shinigami, spero che vi sia piaciuta questa parte. Un bacione, un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Grazie di tutto. Arrivederci da Chiara e Mr. X. Ciao ciao.